Buongiorno amiche, oggi? Buongiorno amiche, oggi vi voglio fare il tutorial del pane. Allora, facciamo 2 kg di pane, così vengono 2 pagnotte. Allora, vediamo la farina, 0 per il pane. Io di solito mischio con un po' di integrale, ma questo periodo è introvabile. Allora facciamo tutto la 0 o doppio 0, quello che avete. 2 kg di farina. Ogni chilo di farina, 10 g di lievito di birra, è introvabile. Io ho trovato queste bustine, ho preso queste. E siccome sono 7 g, ne metto 1,5 ogni chilo. 2 kg, 3 bustine. Poi, 1,5 litri di acqua naturale, di acqua normale. Io mi sono messa qui per misurare quella bottiglia. Ok, mettiamo la farina in una ciotola. Mettiamo direttamente il lievito nella farina e mischiamo farina e lievito. Dopodiché cominciamo ad impastare con l'acqua bene. Una volta che ben amalgamato, quasi amalgamato bene, mettiamo il sale, perché come vi ho sempre detto altre volte, mai mettere a contatto il sale con il lievito. Una volta amalgamato bene il lievito, mettiamo 1, 2, 3 pugnette di sale e continuiamo ad impastare. Allora, impastiamo per bene tutto, amalgamiamo bene il tutto, la lasciamo riposare un po', 5 minuti, e ci laviamo bene le mani. Dopo torniamo, già è meno appiccicosa perché sta prendendo corda, e la rimpastiamo di nuovo per una decina di minuti. Bene così, con i pugni così. Bene, 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 bene. Bene, la giriamo le mani così. Facciamo 10 minuti così, bene? Fatto questo passaggio, prendiamo un po' di carta trasparente, la copriamo per bene, mettiamo un canovaccio sopra e la mettiamo a lievitare in un posto dove non ci sono spifferi. Allora, siccome adesso la temperatura è più mite, ci vorranno 3-4 ore, deve raddoppiare. D'inverno, logicamente, la lievitazione è più lunga. Addirittura si impasta la sera per la mattina. Adesso in 2-3 ore sicuramente basteranno, deve essere ben amalgamata. Copriamo bene il tutto, mettiamo prima la carta, poi un bel canovaccio sopra e la mettiamo a lievitare finché raddoppia. A dopo. Ah, dimenticavo, prima di coprirlo mettiamo un po' d'olio sopra e sotto l'impasto, lo alziamo, mettiamo un po' d'olio sotto la ciotola, così tutto bene intorno, e lo lasciamo riposare, come vi ho detto, coperto. A dopo. Ecco qua, sono passate 2 ore e mezza, come è abbastanza calda l'aria qui dentro, l'impasto è raddoppiato. Adesso che facciamo? Se vogliamo fare 2 pagnotte, lo dividiamo a metà. Mettiamo la farina sulla spianatoia. Ecco qua, mettiamo sulla spianatoia in metà, l'altra metà la teniamo dentro e cominciamo a fare le pieghe. Allora, così con le mani lo allarghiamo con le mani, bene. Ci aiutiamo con un po' di farina sotto, se no si attacca, Bene, con le mani lo allarghiamo, facciamo un bel rettangolo, sempre mettendo la farina perché si attacca, che è lievitato bene. Facciamo un rettangolo con le punte delle dita e dopo lo chiudiamo così, porta una metà così, poi pigliamo con le punte delle dita e chiudiamo, pigliamo l'altra metà e ce la mettiamo sopra e chiudiamo bene 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 con le punte delle dita all'estremità, così. Poi prendiamo, la pieghiamo metà, facciamo così, sempre con le punte delle dita, non schiacciandola al centro. Prendiamo l'altra, la pieghiamo così e facciamo queste pieghe, chiudiamo tutto bene intorno, così, così, con le punte delle dita ci diamo una pirlata così. Nel frattempo ho preso 2 ciotole, ho messo un po' di farina dentro e la mettiamo a rilievitare per mezz'ora dentro la ciotola, dentro una ciotola. Ok, adesso prendiamo l'altra metà, vi faccio vedere meglio, magari, e allarghiamo con le punte delle dita, facciamo un bel rettangolo mettendo sempre la farina sotto la spianatoia.
Se vi si appiccica potete mettere anche un po' in mano. Allora, vi faccio vedere meglio che prima non sono stata molto chiara. Ok, questo serve per non far sgonfiare l'impasto, mantenere tutte le bollicine all'interno. Allora, una volta allargato il rettangolo, sì, fatto un bel rettangolo, prendiamo e chiudiamo il libretto, prendiamo l'estremità qui davanti a voi in alto, la chiudiamo a metà del rettangolo, non tutto, metà, così, e schiacciamo con le dita. Bene, chiudiamo. Adesso prendiamo l'altra estremità e la mettiamo sopra, sovrapposta, e chiudiamo bene intorno, così, bene bene bene, che non è difficile, eh? Chiudiamo bene bene intorno, sempre facendo pressione solo così, non al centro, non si sgonfia. Adesso prendiamo il lembo e lo mettiamo a metà dell'impasto e facciamo lo stesso, chiudiamo bene bene con le dita, con le punte delle dita, pigliamo l'altra estremità e la sovrapponiamo bene, allarghiamo con le mani così e cerchiamo di chiuderla, non è che deve essere proprio perfetto, così, bene bene intorno. Adesso farina sotto, facciamo lo stesso, una bella una piglatura così, dando la forma al panetto, e lo mettiamo dentro la ciotola, un'altra ciotola infarinata. Tutto questo procedimento deve stare mezz'ora, dopo mezz'ora lo ripetiamo di nuovo, cioè per tre volte, la terza volta lo mettiamo direttamente nelle teglie, vi farò vedere. Adesso il secondo passaggio non ve lo faccio vedere perché tanto è uguale a questo. Tra mezz'ora rifate lo stesso, lo rimettete sulla spianatoia, fate il rettangolo, lo chiudete a portafoglio, prima così, poi così, poi così, e a libretto, e lo mettete un'altra volta nella ciotola, coprite con la carta trasparente, canovaccio, e lo fate lievitare per mezz'ora. Allora, la prima volta, la seconda volta, vi faccio vedere la terza volta, così lo mettiamo direttamente nella teglia di cottura. Ci vediamo tra un po'. Allora, ecco qui il terzo passaggio. Allora, io il secondo l'ho già fatto dopo mezz'ora, adesso è passata un'altra mezz'ora e faccio il terzo. Riprendo l'impasto nella ciotola. Intanto ho preso la leccarda del forno, ho messo la carta forno sotto, un po' di carta al centro per fare il divisorio. Io di solito faccio così, però si può fare anche nelle teglie d'alluminio usa e getta, una pagnotta ogni teglia. Allora, in questa leccarda sopra la carta forno metto un po' di farina, se no si attacca, riparo così. Allora, prendo l'impasto, faccio la stessa cosa, l'allargo, faccio un bel rettangolo mettendo sempre la farina sotto, faccio un bel rettangolo e faccio le terze pieghe. Allora, prendo l'estremità e la porto a metà del rettangolo e chiudo con le punte delle dita, prendo l'altra estremità e sovrappongo tutto chiudendo bene. Questa volta la devo fare più precisa perché è l'ultima volta, così chiudiamo bene bene. Questo serve per far venire il pane bello bucato, lievitato, non come un mattone. Adesso, una volta fatto questo, prendo la prima estremità e la porto a metà dell'impasto e cerco di chiudere senza lasciare spazi, se no viene aperto il pane, eh? Chiudo bene qui, così, con le punte delle dita, prendo l'altra estremità e sovrappongo e chiudo bene ai lati per benino. La punta così, bene, così lo allargo, lo porto così e cerco di far combaciare bene tutto tutto, eh? Adesso do al pane la forma che voglio, se la voglio più lunga, se la voglio tonda, mettendo sempre la farina, se non si attacca, ecco, faccio così, faccio una pagnotta bella allungata, bella chiusa, non vedo che ci sono, cerco di non lasciare buchi, ma aiuto sempre con la mano girando, facendo una pigliatura così, faccio così bene e la metto nella leccarda del forno. Ecco qua, tra una pagnotta e l'altra metto un po' di carta forno,
Siccome questo deve lievitare di nuovo, deve raddoppiare la pagnotta. Quando lo vedete che sta raddoppiando, accendete il forno a 220 gradi e sotto la griglia del forno mettete un pentolino d'acciaio con un po' d'acqua, così mantiene ben l'umidità. Adesso io ho preso l'altra pagnotta e faccio la stessa cosa, guardate bene, l'allargo bene, faccio un rettangolo, sempre con le punte delle dita, così, mettendo un po' di pressione, sempre mettendo la farina sotto, e faccio questo, sovrappongo così, faccio così, una bella pisolatura, bene, facendo così, e faccio il lievitare, raddoppiare, metto il forno a 220 gradi, ci vorrà un'oretta penso, dopo vi faccio vedere i segni che farò, a dopo. Ecco qui, è passata un'ora e mezza, il panetto è raddoppiato, prendiamo un coltellino affilato e facciamo i segni come vogliamo, io li faccio un po' così trasversali, leggeri, 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 leggeri sopra, senza affondare. Nel frattempo il forno è arrivato a 220, lo teniamo per un quarto d'ora a 220, dopo lo abbassiamo a 180, ci vorranno una quarantina di minuti, poi tutto questo è soggettivo perché ogni forno cuoce in un modo. Dopo vi farò vedere il risultato finale, capito? Facciamo lievitare di nuovo, sempre coperto con la carta, col panno, come avete fatto sempre. Già nella leccarda del forno, la terza volta delle pieghe sulla leccarda del forno, mettendo un divisorio di carta tra le due pagnotte. Dopo un'ora e mezza è raddoppiato, faccio dei segni con un coltellino sopra, a piacere, come voglio, io li faccio trasversali così, e lo inforno. Nel frattempo il forno è caldo, ci ho messo il pendolino dell'acqua sotto, un quarto d'ora a 220 gradi, dopo lo abbassiamo a 180. Ci vorranno 45 minuti per essere cotto, pronto. A dopo. Ecco qui il pane è pronto, è ancora caldo, fumante, penso che sia buonissimo e buon appetito. È un po' difficoltoso, ma per fare il pane ci vuole veramente tanta passione e amore. Alla prossima ricetta.